Ciao a tutti ragazzi ed eccoci ritornati in un nuovo video di Castlevania. Continuiamo col capitolo 1, dobbiamo fare il tempio di Pan. Questa volta leggerò io, quindi... Il tanfo della palude inizia a svanire, e ora di fronte a lui c'è un luogo di estrema bellezza, un paradiso dove la natura vive in armonia con tutte le creature viventi. Per molti questo luogo è un rifugio. Ora è vicino, vicino agli dei antichi e i vecchi rituali. Da tempo dimenticato dagli uomini, una volta questo regno era riverito da tutti, ma oggi ne resta solo una piccola parte, che presto scomparirà. Ora avrà bisogno di tutta la sua forza e di tutto il suo ingegno, se vuole farcela, e se vuole convincere il vecchio Dio ad aiutarlo. Dovrei fare il narratore, porca puttana! Bravo, sai leggere anche tu, bravo, bravo. Quindi benvenuti in questo nuovo video di Castlevania, come stavo dicendo. Ragazzi, grazie per tutto il supporto comunque che state dando a tutte le serie, a tutti i video, al canale, tutto quanto, davvero. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo iniziato abbastanza bene questo 2014, sono contento, diciamo, di come le cose stiano andando. E per quanto mi riguarda io mi sto divertendo, quindi... e mi stanno interessando soprattutto questi giochi, sia Castlevania, sia Splinter Cell, sia Need for Speed, no? Quindi c'è ancora un'ultima serie che voglio iniziare, dopodiché farò tutte queste contemporaneamente. E quindi restate ancora con la The Chronos, ragazzi, perché diciamo le novità ormai ce n'è un cadavere. Le novità ormai ci sono, i giochi ci sono, i video ci sono, c'è tutto. Fottetevi! I cadaveri di là, ma vaffanculo. No, io non leggo, non leggerò nulla in questo gioco. Allora, no, comunque la colonna sonora di questo videogioco mi piace sempre di più, cioè, i picciani mi piace sempre di più. E davvero non so, cioè, è stupendo. Ehi. Perfetto. Ne abbiamo saltata una, com'è? E dov'era, scusa? I picciani! Dove sta? Di là non si può andare, o si può andare? Ma io non credo. Ma spero sia programmato. Boh! Non lo so, spero sia programmato dal gioco perché non mi voglio perdere nulla, neanche in questo video, quindi... Hai zompetta fino alla fine! Da oggi lo chiameremo Gabriel il zompettatore. Il zompettatore, lo zompettatore, il zompettatore. Non lo... Gabriel il... O zompettare! No, non lo so, Gabriel... Lo zompettatore. Un marone. Ragazzi, questi sono dilemmi. Sono problemi gravi della vita. Mannaggia. Come mi sono ridotto a farmi queste domande, mannaggia. Che cos'è questo? Non puoi raggiungere, perché? Vaffanculo. Gioco di merda. Eccolo là. Ma comunque non ne abbiamo una. O l'abbiamo saltata o è il gioco stesso che ce l'ha fatta perdere. Spero sia stato il gioco, perché altrimenti mi picchio. Dai, zompettiamo ancora una volta fino a quel portale. Vai. Eccolo qua. Chi è? Che dobbiamo fare? Cioè dobbiamo indovinare che runa è, no? Allora, aspetta. No, non è questa. No. Yes. No. Yes. Yes. Perfetto, wow. Ma io, il genio. Il genio ritorna ancora.
Ma tutta sta stronzata per aprire il varco. Ma vaffanculo. Wow. Ma come fate a dire che non è bello sto gioco? È stupendo! Wow! Che graf, che paesaggio, che musica! Questi sono i giochi di una volta, non i giochi di oggi, che comunque sono belli, ma si è persa la questione del gioco in sé. Show yourself. The Brotherhood needs your help. I need your help. I know who you are, Gabriel. I am the guardian of the Lake of Oblivion, where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? We have been deserted by God. Creatures from the void come to claim the souls of men, to wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those of the recently departed are trapped here and cannot find peace. And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? Ovvio che siamo degni. Cazzo è questo? Marie! Marie! Oh cazzo. Cosa essere questo? Cosa essere? Un enigma. Odio gli enigmi, ci manca. Ecco, ti pareva, ci sbagliate. Muore, sicuro muore. Come minimo morirà 20 volte. Boom, un altro passo verso la morte. Allora, aspetta. Questo è simile a uno degli enigmi di God of War. L'abbiamo quasi fatto. Allora, wait. Forse questo? Forse? Questo? Ma vaffanculo. Vai. Mannaggia. Cazzo. No, aspetta, perché mo il. No, infatti, non abbiamo fatto nulla. Porca puttana. Maria sta per morire. Maria, mi dispiace. E te pareva che non si spostavate due?
Sto cercando di capire come. Aspetta, no, ho sbagliato. Dovevo cliccare quello in mezzo. Ah. Boh, è morta. Tra poco morirà. Ecco. Pa bam. Bellissimo. Wow. Mi sa che muore pure stavolta. No, allora, non ho capito bene come funziona. Cioè, tutto sta nell'imparare i giri che ogni anello fa. No. Mannaggia. Pensavo di avere una possibilità. Invece no. Sta povera scema sarà morta. È già morta 3 volte qua. Questa è la terza. Aspetta, 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 aspetta. Giusto. Mannaggia. L'avevo fatto. Sa. Wow, c'è riuscito, mannaggia la miseria. Proviamo. Forse la quarta volta è quella buona. Allora. Ciao. Ciao, Mari. Allora. Mi sembra che avevo fatto una cosa del genere prima. Aspetta. Per poco. Ma stronza che sei, Maria. Aspetta. No, 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 no. Forse mo muovendo la seconda. Oh, ma io sono troppo un mostro! Sono troppo un genio! Sì! Dopo 4 volte, che cazzo! Questa è l'intelligenza, ragazzi, ricordate. Fottiti, lama di merda. Come, come, come? Oh, oh. Ok. Dicevo io, ma com'è? Abbiamo fatto tutto sto bordello. Allora. Maria, buongiorno. Un caffè? Oui, Gabriel. Wow, no. Ma fa tutto questo bordello per niente, Gabriel. Mi deludi. Zombettaro. Wow, che occhi. Che occhi. Qua wow, no, mi hai deluso, Gabriel. E quando sei brutto? What does this mean? Tell me. Only that you have passed the test. You appear worthy of entering the Lake of Oblivion. Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. L'inquadratura finale non mi è piaciuta. Comunque abbiamo finito un altro livello. Vediamo un po'. Ovviamente abbiamo perso la gemma. Niente mosse. Ok. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Abbiamo quasi finito il capitolo 1. Ci manca un solo livello. Iscrivetevi al canale dell'Aite Cronos per essere notificati quando uploaderò nuovi video. Stessa cosa per la pagina di Facebook. Quindi grazie per tutto il supporto. Grazie per i commenti, i like, le iscrizioni e tutto quanto. Spero che questa serie vi stia piacendo, tutte le altre. Noi ci vediamo alla prossima, come sempre. Vediamo se possiamo prendere questi ultimi potenziamenti.
Io direi più quasi questo. E basta. Sì. Quindi appunto ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.